Ciao, come sapete, quando ho un po' di tempo approfitto per girare più di un video. Poco fa ho registrato il video Matta per le tisane 2, dove vi ho mostrato tutte le mie tisane preferite e quelle comunque che sto utilizzando in quest'ultimo periodo. E vorrei mantenere un po' il tema mangereccio o comunque del cibo per mostrarvi gli snack naturali, biologici, senza schifezze dentro, certificati e non, che potete trovare in vari negozi, dalla farmacia al supermercato biologico, al semplice supermercato che tutti quanti abbiamo nelle nostre città. E appunto vorrei spaziare dal dolce al salato. Sono tutti piccoli snack che possono essere utilizzati sia a colazione, sia a merenda, sia per fare un break durante lo studio, pausa lavoro o non so, in qualsiasi momento della giornata. Siccome sono tutte cose molto molto buone, con buoni ingredienti, vegetariane, vegane. Quindi tutte cose che a me piacciono tantissimo, volevo mostrarvele perché sono anche cose che non costano tanto ed è sempre bello e comodo averle in dispensa per fare una merenda comunque genuina, sana, senza buffarci di merendine o di troppe schifezze. Certo, io alle cose confezionate comunque preferisco cose fresche, come ad esempio la frutta o dei dolci, dei biscotti fatti in casa, però quando non abbiamo la possibilità appunto di mangiare cose fatte da noi, è bello avere in dispensa cose genuine. Allora, io parto dal dolce, qualcosa che uso prevalentemente a colazione, e sono queste crostatine, questa sfogliatina della Germinal. Sono dei prodotti biologici. Se qualcuno di voi mi segue su Instagram, sicuramente avrà visto anche la foto della confezione grande di questi due prodotti. Sono appunto tutti e due prodotti biocertificati della Germinal, che è una marca appunto che fa tutte cose anche vegane, quindi senza latte, senza uova, molto molto buone. Allora, parto dalla crostatina che mi piace tantissimo, è la mia preferita, mi piace tantissimo fare colazione con queste crostatine o abbinate allo yogurt di soia prevalentemente, oppure anche a questo infuso di vite rossa. Mi piace proprio inzuppare la crostatina in questo infuso tantissimo, veramente. Come abbinamento di sapori per me è perfetto, mi piace tanto. Allora, questi frutti di bosco, penso che ci siano anche altri gusti, però nell'ipercoop della mia città io li trovo soltanto ai frutti di bosco. Questa cosa non mi dispiace perché comunque preferisco la marmellata ai frutti di bosco piuttosto che la, non lo so, tipo alla pesca o all'albicocca. Allora, questa è integrale. Fonte di fibre, senza latte, senza uova, solo zuccheri da cereali e da frutta. Sono 50 grammi di prodotto, all'interno della confezione mi pare che ci siano 4 crostatine e costa intorno ai 2,70 euro. Per quanto riguarda invece la sfogliatina, sarebbe tipo strudel, strudelino, anche questo ha vari gusti, l'ho scelta al mirtillo perché il mirtillo mi piace tantissimo. Questa è fatta con farina di Camut, senza lievito, senza uova, senza latte. Eccolo qua, sempre vegan. Allora, per rimanere in argomento colazione, tempo fa ho acquistato questi cereali da colazione che si chiamano sorrisi al cacao. Sono delle piccole cialdine che sembrano proprio dei sorrisi e sono buonissime. Sono di mais e di riso italiano, sono senza latte ed è una cosa ottima per me perché in tantissimi prodotti di questo genere all'interno ci sta sempre il latte, non si sa per quale motivo, anche quando non serve ce lo mettono o liofilizzato o comunque il latte si trova sempre. Invece qua gli ingredienti sono farina di mais, farina di riso d'agricoltura biologica, zucchero di canna sempre d'agricoltura biologica, cacao in polvere, sale. Può tenere tracce di altri cereali contenenti glutine, quindi per chi non può mangiare glutine, vi avverte, insomma, che potrebbero esserci anche delle tracce di glutine. Ah, sono buonissimi perché non sono troppo zuccherati, non sono dolci come quelli classici che noi troviamo nella grande distribuzione, no? I vari Marche, Kellogg's e quant'altro. Ma sono quasi appunto quasi salati, si sente un pochino il sale, ma veramente un minimo. Diciamo che si sente il cacao prevalentemente e sono ottimi sia nel latte, io non uso latte, però comunque latte di soia, latte di riso, latte di mandorla, qualsiasi tipo di latte, sia da soli. E devo dire che li ho utilizzati prevalentemente così.
da soli, senza nessun liquido per inzupparli. E, come snack, insomma, li mettevo in una ciotolina, invece di mangiare schifezze varie, ho preferito comunque utilizzare queste. Queste sono della Ecor, che è una marca che si trova l'acquario bio, comunque penso in quasi tutti i supermercati o negozi biologici, e fa sia prodotti, sia alimenti, sia anche prodotti per la casa, per l'igiene. Eccolo qua, buono. Poi, allora, una cosa di cui vi ho già parlato, però non vi ho mostrato questo gusto perché non l'avevo acquistato, sono queste barrette Prana che ho acquistato all'Ipercop. Ve le ho mostrate tanti gusti, quasi tutti, tranne questo e quella alle bacche di goji, che non ho acquistato e non ho intenzione di acquistare perché mi sono resa conto che io non tollero, non digerisco le bacche di goji. Ogni volta che mangio le bacche di goji mi si blocca la digestione. Sarà un caso, sarà, non lo so. Probabilmente non sono loro, insomma, il caso vuole che ogni volta che io mangio le bacche di goji io puntualmente soffro con il mio stomaco, con la mia digestione. Quindi io ho accannato le bacche di goji, non le uso più né per la colazione né in generale non le uso, le sto evitando, e devo dire che non mi sono capitati più episodi spiacevoli per quanto riguarda la digestione, quindi è probabile che insomma sia dipeso proprio dalle bacche di goji. Comunque, dicevo, ve l'ho mostrato in tanti tanti gusti nell'ultimo video dei preferiti, che è quello di gennaio, però non vi avevo mostrato questo perché ancora non l'avevo provato, ed è il mio preferito, cioè questa è quella che mi piace di più, ai semi di chia. Tra l'altro, ultimamente sto usando molto i semi di chia, li sto provando e mi piacciono tanto. E queste sempre sono barrette alla frutta bio, cruda, vegana. Vi dico gli ingredienti come ho fatto per le altre. Allora, datteri, noci, mandorle, semi di chia, il 5,23%, lucuma polvere, cacao nibs, zenzero in polvere, vaniglia in polvere, sale malaiano, olio essenziale di limone giallo. Allora, mi piace tantissimo perché si sente proprio lo zenzero, quindi forse è questa la cosa che mi ha fatto innamorare di questa barretta. Se volete vi leggo anche la frasina, come sapete ci sono delle piccole frasi, e qui c'è una frase di Gandhi ed è la salute la vera ricchezza, non l'oro e l'argento. E sappiamo tutti che è proprio così, quindi le prana alla chia, buonissime. Altri snack da portare anche in giro, insomma pratici, buoni, sono questi sesamini della Rapunzel, che a me piacciono tantissimo, sono i miei preferiti. Io le ho provate anche di altre marche, però sono tutti molto ricchi di zucchero, molto dolci, stucchevoli, davvero non riesce a finire una barretta. Invece questi non hanno zucchero, o comunque penso che ne abbiano davvero poco. Sì, c'è il primo ingrediente, il sesamo, il 50%, poi sciroppo di riso, zucchero di canna grezzo, zucchero di canna. Sono tutto 100% da agricoltura biologica. Qua all'interno ce ne sono 4 piccolini. Sono 27 grammi in tutto, io l'ho preso in una confezione grande dove ce n'erano, mi pare, 5 o 6 confezioncine di queste, confezioncine, piccole confezioni. Un'altra barretta di sesamo buonissima che ho acquistato in un bar della mia città è questa qua, Oskri, penso sia la marca. E sesamo, insomma, barretta di sesamo con sciroppo di dattero. Questi sono molto più dolci, però insomma, invece dello zucchero c'è lo sciroppo di dattero. Allora, gli ingredienti sono i semi di sesamo 49%, quindi siamo là, sciroppo di riso, sciroppo di dattero 12% e basta. Solo questi. Davvero, davvero, ops, al contrario. Davvero buoni, questa è un po' più grande la barretta, sono, aiuto, 53 grammi in tutto, quindi insomma una bella barretta gigante, buonissima. Allora, per rimanere in tema sempre dolce, però questa è frutta, sono degli spicchi di mela essiccati, come se fossero delle patatine, infatti si chiamano mela chips e sono buonissimi, sono degli anellini di mela essiccate che sono proprio una busta, come se fossero delle patatine. Da sgranocchiare così. La marca è Gilli, gastronomia europea, un'idea stuzzicante di gustosa freschezza, infatti è davvero davvero buono. Questi qua me l'ha riportato il mio ragazzo da Como quando è andato a trovare sua sorella tempo fa,
un bel po' di tempo fa, io ho conservato questa bustina perché volevo mostrarvela. Ci sono due gusti, sia la mela gialla che la mela rossa. Io l'ho assaggiata entrambi e devo dire che mi piacciono tantissimo. Qualcosa di simile, però in versione un po' più piccina, questi sono 40 grammi. Le trovate anche all'Eurospin, costa mi pare intorno a 1 euro, però la confezione è molto più piccola e ci sono due tipi. Alcune sono proprio delle sfogliatine, proprio molto molto sottili, altre invece sono dei veri e propri spicchi, davvero molto molto buoni. Quindi mela essiccata. Rimanendo in tema patatine, rimanendo in tema chips, però questa volta salate o comunque senza sapore in realtà, sono queste che l'ho presa in farmacia tantissimo tempo fa, l'ho sempre conservato e tanto che voglio fare questo video degli snack. E non so perché poi è passato un po' il periodo, non ho avuto tantissimo tempo, ho preferito fare altri video e quindi l'ho un po' accantonati, però l'ho tenuti comunque da parte. Allora, queste sono delle baby gallette di riso, sono davvero piccoline, così come se fossero delle patatine. L'unico ingrediente è il riso integrale d'agricoltura biologica. Sono senza glutine, quindi potete mangiarlo se avete problemucci con il glutine e sono buonissimi. Tra l'altro non c'è sale, non c'è zucchero, non c'è niente, non ci sono aggiunta di, non c'è aggiunta di aromi, non c'è aggiunta di coloranti e conservanti, sono buonissimi. 100% riso, senza glutine, senza zucchero. Stessa cosa sono queste qua che di solito noi troviamo impestate di formaggio schifosissime. Questi riccioli di mais di solito al formaggio, no? Oppure gusti veramente nauseabondi, non oso immaginare che ci sta là dentro. Invece queste sono semplicemente dei riccioli di mais, infatti l'unico ingrediente è il mais e il miglio, 100% cereali da agricoltura biologica. Anche questi sono senza sale, senza zuccheri aggiunti, contengono naturalmente sodio e zuccheri. Sono senza glutine, senza aggiunta di aromi, senza aggiunta di coloranti e conservanti. Davvero buoni. Se volete uno snack da sgranocchiare e non vi volete riempire la pancia con le schifezze, se preferite il dolce vi consiglio la mela, se preferite il neutro, perché in realtà non sono salato, comunque non il dolce ma più il salato, questi qua, uno e due. L'ultima è una cioccolata invece che ho preso nella bottega Ecosolidale, mi pare. O l'ho presa al cuore bio, non ricordo. Comunque questa è una marca, altro mercato, che si trova comunque anche nelle botteghe ecosolidali di tutte quante le città. È una cioccolata al latte. Si chiama Companiera, cioccolato finissimo al latte con cacao dall'America Latina, d'agricoltura biologica ed è senza glutine. Eccolo qua. Io in realtà preferisco la cioccolata fondente, tra l'altro io latte e latticini non ne mangio. Però ho assaggiato questa cioccolata, è davvero davvero buona, non è stucchevole, nauseante come di solito sono le cioccolate al latte, io non è che le preferisco tantissimo, preferisco comunque le cioccolate un po' più strong, più ricche, fondenti, meno dolci diciamo, però devo dire che questa pur essendo dolce è buonissima. Allora, sono finiti i miei snack che volevo mostrarvi. Quindi dolce, salato, sesamo, semi di chia, patatine, crostatine, sono queste le cose che io preferisco in generale in questo periodo e che ho preferito negli ultimi mesi. Se conoscete altri snack comunque così buoni, sani, genuini, con non troppe schifezze dentro, fatemi sapere perché mi interessa tantissimo. Io vado sempre in giro a cercare cose, soprattutto biologiche, certificate, che in qualche modo abbiano all'interno ingredienti un po' più sani rispetto a quelli che ci propinano, che ci appioppano le classiche marche. Spero di potermi fidare, insomma, di queste certificazioni, di questi brands. Comunque gli ingredienti parlano chiaro. Quindi niente, io vi saluto, vi abbraccio forte, ma vi ringrazio, ringrazio tutti i nuovi iscritti, le nuove iscritte, ci sono anche degli ometti tra gli iscritti e questa cosa mi riempie di gioia, sono contentissima, benvenuti nel mio canale. E niente, vi saluto, vi ringrazio, a presto. Ciao!